Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, sono Morgan Trevisan e sono appassionato di timelapse e fotografia paesaggistica. In questo periodo sono stato assente nel caricare i video per vari impegni. Tra molti impegni, ce n'è uno in particolare che mi ha occupato molto tempo. Ovvero ho deciso di cambiare il mio workflow, il mio sistema di fare timelapse. All'inizio ero partito semplicemente a fare una post-produzione tramite LR Timelapse e poi Lightroom. Poi il filmato esportato appunto da LR Timelapse veniva in un certo qual modo lavorato su Premiere Pro. Però questo tipo di workflow mi limitava tantissimo su svariate cose, ad esempio sulla color correction, sulla stabilizzazione del video, su alcuni, diciamo, difetti del timelapse, nonché il flickering e quant'altro. Nonostante la potenza di LR Timelapse, quindi eliminare quasi completamente il flickering, a volte in certe scene era molto molto difficile eliminarlo del tutto. Quindi, cosa facevo? Seguendo appunto questo mio workflow molto semplice, arrivavo addirittura a scartare alcuni lavori perché non ero soddisfatto del risultato per piccoli flickering e quant'altro. Ho scartato molti lavori in cui usavo il teleobiettivo per fare timelapse, perché quando arrivavo a casa e mi guardavo il filmato finale, si vedeva il micromosso, però ahimè io ero molto inesperto nella stabilizzazione dei video e quindi anche nella lavorazione più approfondita del timelapse. Quindi ho deciso di migliorare qualitativamente il mio workflow. Ho voluto approfondire lo studio a fare un lavoro quasi professionale, diciamo. Ho voluto prendermi un po' di tempo, studiarmi tutte le possibilità di questi programmi Adobe Premiere, LR Timelapse, Lightroom e aggiungendo anche Adobe After Effects. È un programma, secondo me, il top per fare lavorazioni video, quindi migliorare ancora di più la qualità del video. Ho utilizzato appunto questo tempo per studiare in modo molto approfondito il miglioramento dei miei lavori. Ovviamente non ho voluto proprio per mia volontà guardare tutorial oppure pagare lezioni di montaggio video e quant'altro perché mi piace fare tutto da solo, nel senso che mi piace studiare la cosa, anche se comunque mi arriva una valangata di problemi, di intoppi e quant'altro, ma almeno riesco a imparare da solo e capire il problema reale. Finché infatti abbiamo, senza nulla togliere ovviamente ai grandi dei timelapse che fanno comunque dei corsi e quant'altro, senza nulla togliere a loro, nonostante questi corsi comunque a volte si tende a imparare a memoria, okay, il corso e i passaggi senza capire effettivamente come mai si fa quel passaggio lì. Quindi appunto ho trascorso tutto questo tempo e con molte delusioni, questo ovviamente non lo nascondo, però alla fine ho avuto anche molte soddisfazioni. Infatti l'ultimo lavoro che trovate nel mio canale di timelapse l'ho sviluppato con oltre al workflow normale, quindi LR Timelapse e Lightroom, ho voluto insomma sistemare il tutto, lavorare il tutto con Adobe Premiere e After Effects in modalità Adobe Dynamic Link, ovvero è un sistema che ci permette di lavorare in una sola volta con tutti e due i programmi aperti il nostro progetto, ovvero se io faccio una modifica su Premiere, automaticamente la modifica viene apportata su After Effects e viceversa. In questa maniera noi riusciamo comunque a lavorare con effetti di un programma e con gli altri effetti dell'altro programma che poi vengono comunque uniti e alla fine del lavoro abbiamo un unico progetto. Questa cosa
ha permesso a me, facendo la composizione su Premiere, ok, di aggiungere effetti di After Effects e importarli su Premiere. Quindi qui ho migliorato, diciamo, la parte qualitativa del lavoro, quindi aggiungendo e sistemando ad esempio il flickering con un plugin particolare che spiegherò più avanti, plugin potente in cui toglie qualsiasi tipo di flickering, anche il minimo flickering, sia cromatico che anche di esposizione. Poi ho usato la funzione sempre con Adobe After Effects, ho usato la stabilizzazione video e quindi col tracker, ok? E in questo modo i micro mossi vengono completamente eliminati e quindi ho il mio video, ok, timelapse perfetto e senza nessun mosso. Infatti l'ultimo lavoro ho usato tranquillamente il teleobiettivo, anche se non avevo lo stabilizzatore meccanico, ok, quindi la piastra in cui va appoggiato il teleobiettivo, e nonostante tutto comunque sono riuscito ad ottenere un bel lavoro. Poi ho usato Color Correction di After Effects, che è molto più potente rispetto a Premiere. Poi ho fatto altri tipi di miglioramenti, diciamo, sui video tramite After Effects. Tutti gli effetti che ho messo su After Effects automaticamente tramite e grazie a Adobe Link Dynamic venivano importati anche su Premiere in tempo reale. Quindi poi ho fatto altro praticamente che passare a Premiere e quindi avere la mia composizione già tutta bella pronta. In definitiva, sono molto felice di aver fatto un gradino in più, ok, di aver alzato l'asticella della qualità dei miei lavori, semplicemente implementando il mio workflow. Se prima era solo LR Timelapse, Lightroom e Premiere, ok, Premiere solo per il montaggio video, ora ho aggiunto anche After Effects e quindi lì lavoro il video in modo molto più approfondito. Detto questo, vi saluto, arriveranno prossimamente altri miei video, ci vediamo e buon proseguimento, ciao!